Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo alcuni farisei si avvicinarono e per metterlo alla prova domandavano a Gesù se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro: che cosa gli ha ordinato Mosè? Dissero: Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla. Gesù disse loro: per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma. Ma dall'inizio della creazione Dio li fece maschio e femmina. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l'uomo non divida ciò che Dio ha congiunto. A casa i discepoli interrogavano di nuovo su questo argomento e disse loro: chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio verso di lei, e se lei ripudiava il marito e ne sposa un altro commette adulterio. Gli presentarono dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li rimproverarono. Gesù, al vedere questo, si indignò e disse loro: lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite. A chi è come loro, infatti, appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso. E prendendoli tra le braccia, li benediceva, imponendo loro su di loro le mani. Parola del Signore. Impegnativa e difficile la parola di Dio che abbiamo ascoltato oggi, però questo è: il credente non fa i conti con quello che vorrebbe sentirsi dire, ma con quello che è stato detto, ed è per questo che se la verità riempie il cuore e rende libero chi l'ascolta, dobbiamo capire quello che Gesù ci vuole dire, anche tenendo presente i tempi che stiamo vivendo, anche la cultura. Sembra quasi un salto, non so se ci avete fatto caso, che mentre sta parlando di adulterio, l'uomo commette adulterio, la donna commette adulterio, quasi un salto, improvvisamente parla di bambini, non so se ci avete fatto caso. È un salto che sembrerebbe di non avere nulla di logico. Eppure Gesù ci dice, proprio mentre sta annunciando una cosa complessa, complicata, non oggi, ma anche allora, se voi non fate un cuore da bambino, quello che io vi dico non lo riuscirete a capire, non entrerete nel regno dei cieli. Per cui io vi capisco, ci sta in Matteo ancora una precisazione, che i discepoli dicono a lui: allora è preferibile non sposarsi affatto se le regole sono queste. Gesù dice: è impossibile agli uomini, non è impossibile a Dio. Cioè la difficoltà di un consenso che è legato ad una parola che noi molto spesso pronunciamo, ti amo, che poi diventa difficile da gestire per tutta la vita. Allora, proviamo a capirci. Innanzitutto faccio una premessa, perché sono io a parlare con voi. Voi dite: ma sappiamo che sei tu che parla. No, sono proprio io a parlare con voi. Sono io che sono, e lo dico anche agli amici che ci ascoltano e ci seguono per televisione, che faccio il vostro parroco da più di 30 anni. E io non ho aspettato Papa Francesco per accogliere nella mia comunità quelli che non ce l'avevano fatta con il matrimonio. Sono io a parlare. Chi non ha mai colpevolizzato chi aveva un amore fallito o difficile alle spalle. E voi lo sapete bene. Me lo ricordate, quindi non è che vi sta parlando un altro che non ha colto, non ha capito, non ha compreso i tempi e che non si vuole mettere, ma è lontano dalla sua idea. Ormai mi conoscete troppo bene perché io mi metta contro quello che è un percorso che ormai è dato.
per cui i ragazzi convivono, per cui si ci sposa soltanto civilmente, per cui ci stanno i matrimoni brevi, i matrimoni lunghi. Il tempo è cambiato, né io mi metto a contestarlo questo tempo, perché è legittimo che ognuno faccia le scelte che fa, ed è comprensibile che quando due persone non ce la facciano, anche la Chiesa deve avere uno sguardo di misericordia e di accoglienza. E io non è che ho aspettato il Papa di oggi per farlo in tempi non sospetti. Mi ricordo che un giorno, sto parlando di 20 anni fa, fui richiamato dalla Curia perché qualcuno era andato a dire che noi accoglievamo i divorziati. E io mi permisi di dire che anche i divorziati sono figli di Dio. Allora ero in minoranza. Oggi probabilmente qualcuno anche nella Chiesa se ne è accorto. Però, fermo restando questo, io provo con voi a ragionare di matrimonio come sacramento, perché non vorrei, e di questo me lo dovete concedere, che nel tempo in cui ogni passo è possibile, e lo dico soprattutto ai ragazzi, poi giocassimo al ribasso su un sentimento e su un valore, su una scelta invece che ha bisogno di grande responsabilità. Perché ho la sensazione, visto che anche tanta comunicazione mediatica fa passare i matrimoni senza che le persone si conoscono, non dice così, i matrimoni a prima vista, e fanno passare il matrimonio come l'organizzazione dell'evento, no? Perché poi adesso stanno uscendo tutte queste nuove professioni come wedding planner, no? Che si caga a tutti i livelli, per cui uno pensa che il matrimonio sia l'abito da sposa, che sia il tappeto, che sia il prete se funziona o non funziona, perché bisogna scegliere anche per le fotografie e foto eccetera, se la chiesa è all'altezza del filmino, e poi il matrimonio funziona se funzionano le bomboniere. Onestamente io ritengo che quando una persona dica ad un'altra io ti amo, quella persona deve poter seriamente comprendere che cosa significa io ti amo. E se lo comprende non solo dal punto di vista della cultura corrente, ma inserendo questa parola amore nello sbocciare non solo del sentimento, ma della verità in cui crede, dà a quella parola una dimensione salvifica, che significa io ti amo, io ti voglio salvare con il mio amore. Cioè io non mi aspetto che tu mi dia, io mi aspetto che il mio amore ti salvi. Pensate alla responsabilità, pensate alla responsabilità di questa dimensione, che detta dal punto di vista credente, legittimo, convivenze, matrimoni, tutte maniere, prima, dopo, dal punto di vista sacramentale, è rendere sacro, cioè visibile Dio all'interno di quell'amore, perché dov'è l'amore c'è Dio. Ovviamente questo discorso vale per chi il sì l'ha detto e ce l'ha fatto, ma anche per quelli che non ce l'hanno fatto e nuovamente si sono detti amore, non per sport, non per necessità, né peggio per interesse, ma perché avevano bisogno che dessero significato alla loro vita amando, perché solo amando che si vive. Io ti salverò, sacro. Sacro come il mio sì, perché voi gli avete detto così, che per voi è molto più semplice, capisco che per me è anche molto più responsabile, ma per voi è anche più facile dire, vabbè, tu sei prete, tu devi comportare in maniera degna del sì che hai detto, tu devi essere coerente con il sì che hai dato, tu devi essere conseguenziale con il sì che hai detto. Scusate, gli angeli che il mio sì è voi non avete detto sì vostro. E perché il mio sì
è il vostro forse. Sì, sì, voi. Ovviamente anch'io posso sbagliare e anch'io sarò sottoposto al giudizio della mia coscienza e al vostro perdono. È ovvio, no? Non è che è così scontato. Però sacramento questo significa: io ti salverò. Non è un contratto, non so se è vero bene, anche se è un contratto. Non è semplicemente una necessità culturale e ambientale, è una scelta salvifica. O per far passare questo c'è bisogno anche di cambiare un po' in qualche modo, dal punto di vista credente, la logica della comprensione. Nessun giudizio per chi non ce l'ha fatto, nessuna punizione per chi non è riuscito a farcela. Ma questo non significa che io non debbo essere esigente con chi si avvicina a un matrimonio sacramento. È preferibile che si sposino civilmente e che convivano, piuttosto che celebrare il sacramento se poi non ne sono convinti. Capisco che adesso mi prendo tutte le critiche di tutta la Chiesa. Ma per me è preferibile che uno faccia una scelta convinta, piuttosto che fare una scelta in basso, perché matrimonio sacramento chiama Dio a testimone del proprio amore. Ed è ovvio che, a mio modo di vedere, lo dico soprattutto ai ragazzi, se io poi voglio celebrare il sacramento, devo fare un tempo di formazione rispetto a questo. Non è che usarte è più importante lo Vangelo. Non è che chi ti prepara il bomboniere è più importante la Sacra Scrittura. Ma stiamo scherzando? Se io faccio un percorso di fede in cui io voglio salvarti, la mia salvezza dal punto di vista credente deve avere un significato. Ecco perché ritengo che un po' di mentalità bisogna cambiare. E poi, perdonate, visto e considerate che ci siamo, e visto e considerate che il mio sarà sempre una provocazione alta, vogliamo parlare anche di quelli che non ce l'hanno fatto e forti della loro storia dovrebbero perdonarsi perché si sono amati? Un modo umano può che mi si ricordi lo passato, no? O dovete stare sempre in guerra per tutta la vita? E dovete far stare in guerra i vostri figli, che li usate come arma di ricatto per ottenere e per condannare e per punire. Quanto andate a fare questa storia? Lo dico in ragione del fatto che l'amore è salvifico anche quando non ce l'abbiamo fatta, perché dovremmo ringraziare Dio per il tempo che ci siamo amati. Allora, in virtù del Vangelo che abbiamo ricevuto e della parola di Gesù, mi sembra che un po' bambini, non infantili, dobbiamo diventare, come dice Gesù. Dobbiamo diventare più disponibili, più aperti, più generosi. Dobbiamo diventare anche più comprensivi rispetto a quella che è la realtà che viviamo. Nessun giudizio di condanna, ma nessuna approssimazione. Nessuna punizione, ma nessun abbassamento di proposte. E qualora la proposta non fosse arrivata nel cuore per trasformare la nostra vita, nessuna vendetta, perché comunque l'amore salva, anche quando l'amore è finito. È quella memoria che rende nuova e generosa la nostra esistenza. Io spero che questo tema così delicato possa aver provocato il nostro pensiero, ma spero soprattutto che i miei ragazzi, crescendo, quando mi chiederanno di sposarli, e io sarò qui ad aspettarli, non me lo chiederanno perché esco bene sulle fotografie e non lo so se sia vero, ma perché questa proposta che noi facciamo è una proposta seria, alta e gioiosa. Che il Signore Gesù ci faccia comprendere la sua parola. Possa la strada venire di cuore, possa il vento sospirare il tuo cielo.
possa il mare mantenere la tua terra e il cielo coprirti di benedizione. Possa il sole illuminare il tuo volto, la pioggia scendere e piedi sul tuo campo. Possa il Dio tenerti sul palmo della sua mano fino al nostro prossimo incontro. Possa la sua tenerezza largamente benedirti il Padre,